Parli di farfalla su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e bentrovati da Ombretta su Arte per te. Oggi torniamo con un nuovo video, un video sempre di riciclo, un video sempre di riciclo dei Collant. Questa volta però non faremo fiori, faremo delle bellissime farfalline, tutte colorate e glitterose. Non vi tengo ancora qui perché so che siete curiosi, quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a fare le nostre farfalle. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre farfalline con i Collant riciclati. Cosa ci occorrerà? Allora, ci occorrerà un fil di ferro, un rocchetto di fil di ferro, un pezzettino di fil di ferro in realtà. Io questo rocchetto l'ho comprato ad 1 euro da Tiger, come potete vedere. Dei collant usati, vecchi, io li ho di vari colori, poi sceglieremo insieme, credo che userò questo per fare la nostra farfallina. Poi ci occorrerà della colla vinilica, un pennellino, dei brillantini, degli strassetti. Questi li ho trovati per esempio nei set di carta che ho preso alla Lidl, questi li ho comprati dai cinesi, li vendono credo anche in cartoleria, io non li ho mai visti ma credo che oramai li abbiano, oppure delle perline a scelta vostra, e così come a scelta vostra dei glitter di differenti colori, quelli che staranno bene con la vostra farfallina. Io ne ho preso una gamma a scopo esemplificativo. E poi ci occorreranno anche delle micro perline. Vi conviene comprare, se non le usate abitualmente, questi pack multicolor, così che ne abbiate una gamma abbastanza ampia. Io le ho in diverse colorazioni e ovviamente ci occorreranno anche un paio di forbici. E poi ci occorrerà un rocchetto che abbia più o meno lo stesso colore del collant che abbiamo scelto, quindi in questo caso io prenderò questo. E poi ci occorreranno due chiodini da bijou, ve li faccio vedere così da vicino. Sono quelli che si usano per fare gli orecchini, per intenderci, o i pendenti appunto, e sono quelli con la capocchia alla fine. Si trovano in tutti i negozi di belle arti, di fai da te e anche dai cinesi. Poi ci occorrerà un bicchierino per mettere la colla e poi delle cosine tonde, cioè che ci servano da guida per il nostro fil di ferro. Io ho qui un mattarello tondo, ho anche dei coppa pasta, poi scegliete quello che volete, anche una bottiglietta, più bottigliette di diverse misure, basta che sia tondo e rigido e che permetta che il fil di ferro si avvolga e prenda la forma. Cominciamo subito. Prendiamo il nostro coppa pasta del diametro di 4 cm e prendiamo il fil di ferro. Quindi sdrotoliamolo leggermente e avvolgiamolo così attorno al nostro coppa pasta e giriamo finché appunto il cerchietto non si sarà formato. Quindi tagliamo l'eccesso di fil di ferro e facciamo in modo che esca dal nostro coppa pasta. Avremo questa sorta di cerchietto, vedete? Dovete farne 4 uguali. Arrivati a questo punto ci serviranno le forbici e il collant prescelto. Io lo farò di un solo colore, voi fatela dei colori che preferite. Tagliamo la punta al nostro collant, infilo il mio cerchietto all'interno del collant e nel frattempo preparo anche il rocchetto. Tiro da entrambi i lati molto molto bene il collant, quasi a creare una trasparenza, così, visto? E poi comincio ad arrotolare alla base e tiro bene. Dopo aver arrotolato per un po', creo un cerchio e lo passo in mezzo in modo da creare una sorta di nodo. E faccio questo lavoro 2 volte. Voilà. E tiro fino a spezzare il filo. E quello che avrò sarà questo, vedete? Anche un po' trasparente. Adesso tolgo l'eccesso di collant, tagliando tutto attorno, ma non taglio il fil di ferro, mi raccomando, perché ci servirà.
fatto questo, faccio la stessa cosa anche con gli altri tre anellini. Fatte le nostre ali, adesso pensiamo alle antennine della farfalla. Prendiamo le nostre due, i nostri due aghi da orecchini, quelli con la capocchia, e scegliamo una gamma di perline che ci piaccia. Io ho scelto queste due blu, che riprendano appunto i colori delle ali, e poi un sacchettino di perline argentate. Voi scegliete quelle che avete, potete anche non metterne nessuna perlina e usare direttamente gli aghi, o usare direttamente del fil di ferro o delle finiture per fiori finti, sapete, i pistilli, ecco, anche quelli andranno benissimo. Io inserisco e poi riempio con le perline. Fatta una, compongo anche l'altra. Ok, ecco qui le nostre antennine, e adesso diamo una avvitatina l'una all'altra in modo che poi le perline stiano, ecco, ferme e non si muovano più. Quindi mettiamo le basse, mettiamole proprio a testa in giù e facciamo un giro di vite, così, carine, no? Adesso prendiamo i nostri cerchietti e mettiamoli uno accanto all'altro, afferriamo il tutto e cominciamo ad arrotolare il nostro cotone attorno e stringiamo forte senza spezzare il filo. Ok, arrivati a questo punto, come prima facciamo i nodi, e adesso vedete abbiamo questi quattro petalini, 1, 2, 3, 4. Al centro mettiamo le nostre antennine e, come prima, leghiamole insieme al resto del lavoro. Togliamo gli eccessi di fili e avvolgiamo ben bene tutto il rimanente groviglio che c'è rimasto di fili. Se è troppo lungo, chiudiamolo anche su se stesso, così, senza farci male, perché il fil di ferro un po' di male lo fa. Casomai usate una pinza. Prendiamo un pezzettino di calza, una strisciolina, e cominciamo ad nascondere ciò che è rimasto del fil di ferro in eccedenza. Quindi dividiamo a metà l'ultimo lembo di calzetta, così, facciamo fare un giro da una parte e un giro dall'altra, e facciamo quindi un doppio nodo che fissi in maniera perenne il nostro lavoro, e tagliamo l'eccesso, quel lembetto che ne rimane. Voi non ci crederete, ma la nostra farfallina è quasi pronta. Apriamo i dischi e spostiamone uno avanti e uno indietro, così, voilà, visto? Abbassiamo le antennine e diamo un garbo, e adesso diamo la forma alle nostre ali. Io per esempio darò una forma un po' più oblunga all'ala posteriore, tirando e schiacciando, quindi tiro verso il basso e schiaccio a circa un centimetro, e poi allargo dall'altra parte, mentre questa, per esempio, la schiaccio più, voilà, sulla base, e la allargo leggermente, faccio uscire, e questo robino, diciamo così, lo porto indietro e servirà a simulare il corpo della farfalla. Ora diamole una forma piano piano, e adesso poi passiamo alla sistemazione finale. La nostra farfallina è quasi pronta, quindi tirando verso l'alto quelle di sopra e lasciandole così un po' a goccia, verso il basso schiacciando e sistemando quelle di sotto, siamo arrivati a questa forma, ma voi potete dare la forma che più desiderate. Adesso rifiniamola, perché la nostra farfallina ha bisogno anche di una testa e di un corpo, ovviamente.
mettendo una perlina qui in alto come testa, e il corpo magari una strisciolina da 3. Decidete voi, questo lo potete decidere voi liberamente. Io ora decido cosa fare. Io alla fine per il corpo ho scelto questa composizione, quindi prendo un po' di Vinavil e piano piano comincio a comporre senza sporcare la mia farfallina. Anche se le mie perline sono adesive, le rendo più permanenti, diciamo così, con un poco di Vinavil. Il nostro corpo della farfallina è pronto. Adesso guarniamo le ali. E voilà! Non è deliziosa? Un gioiellino sta venendo fuori. Adesso vorrei impreziosire leggermente le punte, anche per nascondere un pochettino il fil di ferro nelle parti più esterne. E allora cosa fare? Prendo un po' di Vinavil, sporco tutto attorno. Questo passaggio ovviamente è del tutto facoltativo. E immergo la mia luccia nel glitter. E scarico l'eccesso. Non è bellissima? Faccio così con tutti e quattro gli spuntoni più esterni. Ed eccola qui la nostra farfallina, pronta per spiccare voli pieni di fantasia. Potete applicarla su un cerchietto, su un fermaglietto come questo, magari se la fate più piccolina è meglio, no? In modo da adornare i capelli delle vostre bimbe, o usarle per composizioni creative come bigliettini, card, confezioni, insomma, fatene quello che desiderate, l'importante è che recicliate. Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Visto che belle e delicate le nostre farfalle, coniugate questa tecnica con i colori e le forme più congeniali a voi e fate del vostro autunno ormai imminente un autunno variopinto e leggero. E se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, tutto glitterato, e naturalmente vi aspetto su 2 cuori e 1 cappa e su Ombretta. Bene, adesso vi lascio liberi a godervi gli ultimi scampoli di estate e vi mando un grande bacio da Ombretta ed Arte per te è tutto. Arrivederci, ciao!